l'Ariano del basket si è ritrovato in comune per la presentazione della squadra. Entusiasmo, curiosità, attesa e fiducia nel futuro, queste le sensazioni che si sono mescolate nella sala consiliare del comune di Ariano Irpino, dove è stato ufficializzato davanti a pubblico, stampa e tifosi il nuovo roster del GS Basket Ariano Irpino. Domenica l'esordio in campionato contro Ancona al Palacardito alle 18. Sarà la quarta stagione consecutiva in Serie A2, una stagione che è potuta cominciare grazie all'impegno di un rinnovato e motivato pool di sponsor. Quest'anno le leonesse del presidente Cirillo scenderanno in campo con una nuova maglia, quella di Farine Magiche del gruppo Lo Conte. Vargiu, Santa Barbara, De Michele, Albanese, De Luca e Cifaldi le conferme. La Lettone Celmina, Cupido, Valerio, Eleonora Zanetti, Lucrezia Zanetti e le gemelle Falanga le novità. Valentina Maggi sarà il capitano. Per lei la settima stagione consecutiva ad Ariano Irpino. Buonasera a tutti, sono Antonio Lo Conte, amministratore delle Farine Magiche. E io stasera sono doppiamente emozionato a stare qui dentro. Una prima emozione perché stavo in questi banchi per molti anni, siamo stati in questi banchi sia come maggioranza sia come opposizione, sempre di là, diciamo, E quindi abbiamo lavorato tanto per dare alla città qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo. Io personalmente mi ero occupato di rivitalizzare un pochettino il centro storico, ma con le difficoltà della politica una bella iniziativa fu destinata a cedere il passo agli intrighi di potere, quindi fu lasciata a caso. E poi perché la doppia emozione, sentirmi qui, io non sono uno sportivo in generale, figuriamoci della pallacanestro, e quindi stare qui stasera, sentire certe parole di apprezzamento e tanta passione mi emoziona allo stesso modo. Noi, per quanto riguarda il discorso di Ariano, abbiamo sempre, ripeto, almeno per quanto mi riguarda, ho sempre voluto dare qualcosa alla mia città, perché la sento forse più di ogni altra cosa. E quindi, non potendolo fare con la politica, cambiare delle cose che potevano essere cambiate e non essendoci riuscito, lo faccio tutti i giorni facendo eccellenza con i nostri prodotti, e prodotti che distribuiamo in tutto il mondo.